Ciao amici, quante volte abbiamo fatto una dieta ma non ha funzionato? Quante volte è successo anche a me? Siccome nella vita c'è sempre un motivo per ogni cosa, se la dieta non ha funzionato, un motivo ci deve essere. Vediamo insieme quali sono i motivi più frequenti e gli errori che rendono vani gli sforzi di quando ci mettiamo a dieta. Se vi piace l'idea, mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. 1. Fare la stessa dieta di una persona che conoscete o prenderla da internet. Ogni persona è diversa e la sua dieta va adattata al suo corpo e ai suoi bisogni. Bisogna tenere conto del metabolismo e delle attività quotidiane. Per questo bisogna rivolgersi a un professionista per un programma personalizzato. 2. Fare da soli, seguendo una personale idea di dieta dimagrante. Vi siete ridotti le quantità scegliendo alimenti che vi sembravano dietetici? Niente di più sbagliato. Forse funziona un po', ma solo all'inizio e a breve termine. E non essendo una dieta ben bilanciata, alla fine si perde la motivazione, si interrompe e si riprendono i chili perduti, magari con gli interessi. 3. Saltare i pasti, invece di imparare a fare i giusti pasti. Sbagliatissimo! Questo è il modo più veloce per indebolire il metabolismo. Il corpo è abituato a ricevere cibo almeno 3 volte al giorno e se non lo riceve si organizza accumulando di più al pasto successivo. Fame e frustrazione inutile. 4. Esagerare con la frutta, che è molto zuccherina e alza la curva glicemica, spostandoci dalla zona brucia grassi alla zona accumula grassi. La frutta a dieta va bene perché può sostituire il dolce, ma con moderazione. La frutta più ricca di acqua e fibre, come la mela, è meglio della frutta molto ricca di zuccheri, come l'uva e i fichi, pieni di fruttosio. 5. Mangiare molto salato non è dietetico, perché il sale, anche se ha poche calorie, provoca ritenzione idrica ed è causa di gonfiore e ristagni di liquidi nei tessuti che aumentano il volume e fanno sentire e sembrare più grassi. Quindi no al troppo sale, sì ai sapori naturali. 6. Variare poco la dieta porta a mangiare sempre le stesse cose, senza fantasia. Quando troviamo alimenti dietetici che sono anche gradevoli, si esagera un po' mangiandoli troppo spesso e alla fine si tende a non poterne più e sgarrare. Meglio variare con portate di verdure cotte e crude fatte in modo sempre diverso. 7. Considerare dietetici i cibi sani. E infatti, io mangio benissimo ma non dimagrisco. Attenzione a questo dettaglio, molti cibi sono sani ma anche ricchi di grassi e di calorie, per cui vanno consumati con moderazione. Per esempio olio di oliva, oli vegetali, avocado, frutta secca, noci e noce di cocco. 8. Mangiare troppi cibi light non è una soluzione dimagrante perché spesso se ne abusa. Siccome hanno sapore dolce o salato un po' più blando del solito e siccome sono meno grassi, quindi meno corposi, se ne mangia di più per sentirsi sazi e il conto calorie alla fine sale senza che ce ne accorgiamo in tempo. 9. Pesarsi tutti i giorni non aiuta ad avere il giusto atteggiamento. È che sto dimagrendo, me lo invento? Non si possono vedere i risultati della dieta da un giorno all'altro e in più la perdita di peso non è sempre lineare, per cui a volte si aumenta un po', ma non è detto che sia grasso, il peso dipende anche dai liquidi o dagli ormoni, per cui è meglio pesarsi un giorno alla settimana per restare ben motivati. Se volete vedere altri consigli di salute naturale e stile di vita sano, è facile, basta iscriversi al canale con un click così e attivate tutte le notifiche per essere avvisati appena esce un nuovo video. Vivi consapevole e vivi meglio! Diventa anche tu trendy e sano con Simona Vignali. Eventi live, vacanze wellness, scuola di naturopatia, consulenze di salute naturale, libri ed ebook per il tuo benessere. Info in descrizione. Ogni giorno, sempre più trendy e sani con Simona Vignali, naturalmente. Ciao!